Il Museo Sigismondo Castromediano sorse nel 1868, quando la provincia di Terra d'Otranto nominò una specifica commissione di ricerca con il compito di studiare le vicende storico-artistiche di tutto il territorio salentino. A dirigere il museo fu quindi nominato Sigismondo Castromediano, il quale darà poi il nome allo stesso. Inizialmente il museo era collocato al primo piano dell'ex monastero dei Celestini, ma nel 1979 venne trasferito nella sede attuale e oggi rappresenta un importante polo storico, archeologico e culturale per tutto il territorio salentino. Salendo al primo piano del museo vi è la sezione dedicata al grande racconto della preistoria. Qui vi sono esposte le famose Veneri di Parabita, ovvero statuette femminili in osso risalenti al Paleolitico superiore. Superata l'area dedicata alla preistoria, si accede all'antiquarium, ossia un ambiente circolare nel quale sono presenti delle teche di vetro e i resti di antiche iscrizioni su pietra. Si può quindi ammirare una straordinaria collezione di vasi e manufatti risalenti al periodo ellenico, molti dei quali raffigurano scene di episodi bellici, di vita quotidiana e della mitologia ellenica. Sullo stesso piano si possono ammirare le interessantissime ceramiche del cosiddetto stile Gnazia, la terza regione delle antiche Puglie, citata da Plinio e Orazio. Al piano terra, un percorso ellittico conduce alla scoperta delle antiche origini liapige del Salento. Qui sono esposti reperti che testimoniano i contatti tra il mondo egeo ed il Salento, che risalgono all'età micenea e perdurano fino all'età del ferro, tra il X e l'VIII secolo a.C. Al terzo piano, nel 1979, è stata allestita una pinacoteca con dipinti provenienti dagli uffici della provincia, dalla donazione del Panarese del 1952 e dalla collezione del convitto Palmieri. Importanti sono le esposizioni di opere pittoriche dell'epoca contemporanea salentina,